In questo periodo ci troviamo ad affrontare almeno due sfide di dimensioni planetarie. Una è la pandemia Covid, che sta limitando moltissimo le libertà personali e le economie locali e nazionali. Dall'altra parte c'è una sfida che dobbiamo affrontare che non è di dimensioni inferiori, che è quella dei cambiamenti climatici. Ebbene, tutti noi, quando dico tutti noi, parlo dei governi, di tutti i governi del mondo, ma anche delle pubbliche amministrazioni locali, dei cittadini e delle imprese, dovremmo essere impegnati, siamo tuttora impegnati, nel ridurre le emissioni di CO2, ovvero dell'anidride carbonica, un gas serra particolarmente pericolosa perché contribuisce all'incremento della temperatura dell'atmosfera e quindi contribuisce all'effetto serra. Il Comitato Internazionale sul Cambiamento Climatico, che è la massima autorità scientifica sui cambiamenti climatici, sostiene che bisogna immediatamente ridurre e stabilizzare le emissioni di CO2 per evitare il disastro climatico. Se si pensa che dall'inizio dell'Ottocento, il pianeta si è già riscaldato di 1 grado centigrado, che si sta avvicinando velocemente a 1,5 grado, che è una soglia considerata gravissima di non ritorno rispetto ai danni che i cambiamenti climatici possono fare al nostro ecosistema tramite gli eventi meteo estremi di cui si sente sempre più parlare, ondate di calore, siccità prolungate, alluvioni, uragani e via dicendo. Ebbene, l'obiettivo che a livello internazionale ci siamo dati, anche noi come Italia, è quello di raggiungere la neutralità climatica, ovvero azzerare totalmente le emissioni di CO2 di tutte le attività umane da parte delle industrie, delle imprese, dei trasporti per il 2050 e di dimezzarle per il 2030, scadenza che non è così lontana, è da qui a 9 anni. Ebbene, come Agenzia Napoletana Energia Ambiente, il consorzio che io dirigo, abbiamo fatto un esercizio per comprendere che significa dimezzare le emissioni di CO2 di una città come Napoli. Noi sappiamo che una città come Napoli produce all'incirca 3 milioni di tonnellate di CO2 all'anno. Dimezzare questo valore significa tagliarle di 1,5 milioni di tonnellate e non è uno scherzo. Vediamo un po' i vari settori, abbiamo fatto delle stime e per renderci conto di cosa parliamo in termini di interventi. Per quanto riguarda le rinnovabili, ovvero la produzione di energia da fonti rinnovabili, parliamo di sole, di vento, di energia dal mare e così via, ma facciamo un esempio per quanto riguarda il fotovoltaico, cioè la tecnologia che permette di produrre energia elettrica dal sole. Ebbene, per ridurre del 10% le emissioni di CO2, sarebbe necessario installare circa 30 megawatt che sono pari ad una superficie di 30 stadi di calcio, all'anno. Quindi parliamo di dimensioni notevoli. Se si pensa che molti degli impianti fotovoltaici installati sugli edifici pubblici sono non gestiti, ovvero sono stati realizzati ma non producono l'energia elettrica per il quale sono stati realizzati. L'edilizia, gli interventi sull'edilizia, che è responsabile del 40% dei consumi energetici. Noi ci troviamo a Napoli, in Campania, moltissimi edifici in mediocre o pessimo stato di mantenimento. In questo momento ci sono tutta una serie di strumenti come l'ecobonus o il superbonus che potrebbero consentire di migliorare l'efficienza di questi edifici. Arriviamo ai trasporti, che sono responsabili del 30% delle emissioni di CO2 in una città come Napoli, così come in tante città di dimensioni medio-grandi. Ebbene, sarebbe necessario, insomma, intervenire e ammodernare almeno il 30.000 auto
all'anno, sostituendole con il trasporto pubblico, veicoli a basso impatto ambientale, sistemi leggeri di trasporto come le bici, i monopattini e quant'altro. E così possiamo fare tutta una serie di esempi che riguardano la vegetazione, un elemento molto importante per contrastare l'accumulo di anidride carbonica, così come gli interventi sulla raccolta differenziata, e tant'altro si dovrebbe fare anche per il cambio di comportamenti, perché è ovvio che questi risultati si possono ottenere solo se ci sono dei cambi degli stili di vita di ciascuno di noi. Però io vorrei concludere con una perplessità, ma diciamo, siamo realmente attrezzati? Quando parlo di siamo, le pubbliche amministrazioni sono realmente attrezzati per far fronte a queste sfide? Siamo realmente attrezzati per accogliere i finanziamenti e il recovery fund che attendiamo con grande ansia e però trascuriamo al contempo i tantissimi finanziamenti che attualmente ci sono? E abbiamo cantieri aperti, che sono cantieri infiniti, progetti e cantieri che dovrebbero durare un anno e mezzo e che durano 8-10 anni. Ora, questo è, diciamo, la sfida principale, quello che le amministrazioni, le imprese e tutti noi ci attrezziamo per affrontare queste sfide così ambiziose. Grazie. Buongiorno a tutti, eccoci da Città della Scienza, pronti a tornare con la nostra 35esima edizione del Festival di Futuro Remoto il prossimo novembre dal 23 al 28 e con un tema transizioni, transizioni che si sposa e anzi sposa proprio il tema di questa puntata dell'energia verde. Infatti, tra le transizioni proprio madre che abbiamo dato al nostro festival come fil rouge c'è proprio la transizione energetica. Insieme con la transizione ecologica diventano il cappello con cui stiamo costruendo questo programma per un'edizione anche molto importante per noi, perché appunto ci fa festeggiare 35 anni di dialogo fra scienza e società, e su questi temi proprio stiamo lavorando con centri di ricerca, con università, con i partner che sempre più da vicino e sempre più numerosi ci accompagnano nella costruzione di questo evento, dove, ripeto, questo tema sarà al centro di mostre, di laboratori, e soprattutto anche di attività che vedono insieme il lavoro di centri di ricerca, ma anche di scuole, proprio per parlare subito a quello che è un pubblico che non deve essere assolutamente solo spettatore, quello dei nostri giovani, ma deve essere anche proprio protagonista e quindi costruire anche proposte di attività per poi tutto il resto del pubblico che ci verrà a trovare in questa edizione. Siamo sicuri e speriamo di poter anche accogliervi fisicamente a Città della Scienza, ma saremo naturalmente anche online per raggiungere anche posti lontani e dove questa ricerca si svolge, quindi in una ricerca senza confini, in tutte le parti del globo e anche per accogliere pubblico da tutte le parti d'Italia, anche per chi non potrà raggiungerci a Napoli, alla Città della Scienza. Quindi vi aspettiamo per guardare da vicino, guardare a fondo e guardare in tutte le direzioni a questo tema fondamentale per un nuovo modello di sviluppo sostenibile di cui c'è grande oggi urgenza e necessità.